In questo esperimento di fisica vedremo come si comportano masse d'acqua aventi diverse temperature poste a contatto. Per esperimento occorrono due bottiglie di uguale dimensione, due coloranti di colore contrastante, un cartoncino, uno spiedino in acciaio. Per prima cosa riempiamo le due bottiglie d'acqua, una con acqua calda e una con acqua fredda. Quest'ultima l'abbiamo messa qualche minuto nel congelatore per abbassarne ulteriormente la temperatura. Nella bottiglia contenente acqua calda versiamo alcune gocce di colorante blu, nella bottiglia contenente acqua fredda del colorante rosso carminio. Con lo spiedino mescoliamo per bene fino ad ottenere due colorazioni uniformi. Copriamo con un cartoncino la bottiglia contenente l'acqua fredda di colore rosso carminio e giriamo la stessa andandola a mettere capovolta sulla bottiglia contenente l'acqua calda di colore blu. Togliamo il cartoncino che separa il contenuto delle due bottiglie, facendo attenzione che le aperture di esse combacino. Appena tolto il cartoncino potremo osservare che l'acqua fredda rossa comincia a scendere nella bottiglia sottostante. Il posto lasciato vuoto nella bottiglia sovrastante viene riempito dall'acqua calda blu e comincia a salire. Non c'è variazione nel livello totale del liquido. Guardando le due bottiglie si notano le due correnti, una ascendente blu e una discendente rossa. Piano piano, attraverso questi moti convettivi, l'acqua calda e fredda si mescolano. Questo mescolamento è reso evidente dal colore assunto dall'acqua nelle due bottiglie. Al raggiungimento dell'equilibrio termico, quando cioè le due masse d'acqua sono completamente mescolate, la colorazione dell'acqua nelle due bottiglie è viola. Il fenomeno si spiega con la diversa densità posseduta dall'acqua. Quella fredda più densa e pesante tende a scendere verso il basso, quella calda meno densa e più leggera tende a salire.